L'altra parte si vede tutto. Ok, perfetto. Ok, allora dicevo, andiamo a vedere qualche altra proprietà della trasformata di Fourier. Allora, io sapevo che F cappuccio di S è la quale all'integrale è uguale all'integrale da meno infinito più infinito e alla meno 2 pi greco i S t F di t in dt. Beh, praticamente questo è l'esercizio che abbiamo fatto prima. Chi è F cappuccio primo di S? Possiamo rifarlo in generale questo esercizio, no? È l'integrale tra meno infinito e più infinito di meno 2 pi greco i t, che sto derivando rispetto a S, e alla meno 2 pi greco i s t f di t in dt. Quindi possiamo dire che è meno 2 pi greco i volte per la g cappuccio di S, dove g di t altro non è che t f di t. Quindi se preferite, voi avete g di t, t f di t, la chiamo g di t. Quando faccio l'integrale di e alla meno 2 pi greco i s t g di t, chi è? G cappuccio di s. Meno 2 pi greco i passa fuori. Oh, naturalmente che ipotesi ci vuole? Ci vuole l'ipotesi che f e g devono stare in L1, perché se no la derivata della f cappuccio non c'è, almeno non c'è in senso classico, perché se no non va il termine di relazione di funzione di integrale. Ok, quindi se io adesso vediamo un po', se io chiamo h di t, per esempio t quadro f di t, chi è la trasformata di Fourier di h in s? Vediamo un po' se avete capito. Qua questa la potevo anche scrivere così: g cappuccio di s uguale 1 su 2, diciamo i su 2 pi greco per f cappuccio primo di s. E quindi chi è la trasformata di A? Quindi il risultato è questo qua, eh? Io ho f L1, poi prendo t per f che è L1, suppongo che sia f1 dopo averlo. È chiaro che, anzi, in realtà se suppongo che, vabbè, no, è meglio supporre tutti e due perché t comunque sta 1 e 0. Se t per f sta in L1 ed f sta in L1, io posso fare la trasformata di t per f, ma la trasformata di t per f è la derivata della trasformata di f per i su 2 pi. Quindi la trasformata di t quadro per f quanto fa? Io dico che fa la derivata seconda di questa per meno 1 su 4 pi. Ah.
perché? Perché ogni volta che moltiplico per t la funzione di partenza, devo fare la derivata e devo moltiplicare per x 2π greco. Se lo faccio due volte, qua avrò i al quadrato che fa meno 1, 2π greco al quadrato fa 4π greco quadro, e qua devo derivare due volte della derivata seconda. E così via. Naturalmente, devo supporre che anche h stia nelle 1 se voglio far funzionare tutto questo. Quindi se ho f, tf, t quadro f che stanno in L1, allora ottengo questo. Okay? Ho qua la costante dipende dal fatto che da come abbiamo definito la trasformata. Se la trasformata era e alla meno IST, qua la costante era diversa. Non c'era. Però andiamo a vedere invece che succede se faccio, supponiamo che f sia in L1 e supponiamo che f' pure sia in L1. In realtà f è continua L1, C1 è L1 o continua L1, però la derivata di f esiste quasi ovunque e no, non continua, non basta, insomma. Diciamo f regolare a tratti con derivata di f. F regolare a tratti è l'u con derivata di f. Se no poi devo già parlare spazi di sopra. Ok. Diciamo questa derivata deve esistere in senso classico. Tranne che ne so. Diciamo, per esempio se avete anche un'infinità numerabile di punti ma ben staccati tra di loro proprio. Ok, detto questo proviamo ad andare a fare la trasformata di f cappuccio primo, cioè la trasformata di f primo, quindi attenzione stavolta è non la derivata della trasformata, ma la trasformata della derivata. Quindi questo chi è? L'integrale tra meno infinito e più infinito. Secondo voi che cosa verrà? Vediamo se c'avete un minimo di dubbio. Cosa può venire? Deve venire qualcosa, una costante per S per la trasformata di F. Perché? Se vi ricordate, l'operazione di qua se faccio l'antitrasformata di f', cioè l'antitrasformata della derivata di f cappuccio, cosa mi viene? Mi viene g per la costante. Ok? E questo che, ma l'antitrasformata più o meno la trasformata che ho provato in meno, quindi deve venire qualcosa del genere. Andiamo a farlo. Allora io ho integrato meno infinito infinito di e alla meno 2 pi greco i s t per f' di t in dt. Ora che devo fare? Che devo fare secondo voi per far apparire la trasformata di f? Un'integrazione per parti. Allora facciamo integrazione per parti. Allora qua mi viene f di t per e alla meno 2 pi greco i s t tra meno infinito e più infinito. Allora supponiamo che il limite e t che tende a più infinito di f di t faccia 0. Ce lo voglio mettere senza stare a pensare se queste due implicano questo. Comunque, quindi questo qua se ne
cosa mi viene? Mi viene meno, e meno per meno diventa più, integrale da meno infinito e più infinito di f di t per la derivata di questo rispetto a t. Ma la derivata di questo rispetto a t fa meno, che già l'ho usato per cancellare il meno, e poi mi viene 2π greco s per e alla meno 2π greco is per e alla meno 2π greco s t di t. Quindi cosa mi viene? Mi viene 2π greco i s per f cappuccio s. Quindi come vedete la i viene sempre al numeratore, ma prima veniva la trasformata di t f di t, veniva i su 2π greco per la f cappuccio prima calcolata in s. Qua invece viene la trasformata della derivata uguale i per 2π greco s per f cappuccio prima. Ok? E queste ovviamente vabbè, ovviamente niente, insomma, ci ho messo le ipotesi che mi servivano, queste ipotesi mi servono per fare derivare, queste ipotesi mi servono per dire che questo mi serve per fare la z. Ok? Diciamo che lasciate perdere questa, se ho questa, se ci sta il limite, ricordate, se c'è il limite della funzione, la funzione deve tendere a zero. Quindi, se nei casi pratici, quando c'è una funzione che è L1, questa è automaticamente soddisfatta. Devo fare, posso però fare dei controesempi in cui. Però in quel caso non c'ho F' nelle punte. Non voglio approfondire il discorso delle ipotesi perché lascia un po' il tempo. Ok, quindi abbiamo queste due, diciamo 4 e 5, che ce le scriviamo qua. Allora, 4, se allora, FL1, se G di T uguale T F T GL1, allora la trasformata di G calcolata in S abbiamo visto che è I su 2π greco per la trasformata di F calcolata in per la derivata della trasformata di F. Mettiamo meglio, mettiamoci le parentesi così. Viceversa, se f' sta in L1, allora vabbè, quella non la scrivo, ma tanto in tutti i casi è soddisfatta. Allora, la trasformata di F' in S abbiamo detto che è uguale a 2π greco i S per la trasformata di F. Quindi ho queste due proprietà, 4 e 5, ci fanno capire bene come c'è una specie di dualità, cioè le proprietà di sommabilità della F si traducono
in regolarità della trasformata. Vedete? Questa qua, se, diciamo, il fatto che quando la moltiplico per t sia ancora sommabile, significa che la funzione scende più velocemente all'infinito, a zero. Per andare, per essere L1 basta che scenda a 0 con una certa velocità. Quando la moltiplico per t è ancora L1, significa che, per esempio, 1 fratto 1 più t quadro è L1, ma quando la moltiplico per t non è L1. 1 fratto 1 più t alla quarta, anche se la moltiplico per t, è ancora L1. Quindi la trasformata di 1 fratto 1 più t quadro non ci avrà la derivata, almeno in senso classico, perché non è L1. Ok? Quindi più è sommabile la funzione di partenza, più è regolare la funzione di arrivo, cioè la trasformata. Più è regolare la funzione di partenza, più è sommabile all'infinito la funzione di arrivo, la trasformata. Questo, cioè, questo scambio tra queste due proprietà. Ok? Va bene. Adesso andiamo a fare un altro esercizio. Andiamo a fare, cioè, prima andiamo a fare, prendiamo F, questo è l'esempio 4, prendiamo F di T uguale, anzi no no, voglio fare prima la proprietà 6. Allora, la proprietà 6, stavolta prendiamo g di t uguale vabbè, facciamo prima 6, 7, facciamo. Allora, prendiamo f di a più, diciamo, t con 0 più t. Questo cosa significa? Tu già avevi la f di t, se la f di t era questa, e se questo è t con 0, chi è f di t con 0 più t? Questo è, perché vedete, a 0, questa è f di t con 0 più t. Significa spostare il grafico verso sinistra, t con 0. Questa qua a 0 vale f di t con 0, quindi vedete, si è spostato verso sinistra. A meno t con 0 vale f di 0. Quindi io qua c'è un numero positivo, il grafico si sposta verso sinistra, se il numero è negativo il grafico si sposta verso destra. Andiamo a fare la trasformata di g. Allora, questo chi è? L'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla meno 2 pi greco i s t per f di t con 0 più t, quindi t. Allora qua chiamo y t con 0 più t, e qua mi viene integrale tra meno infinito e più infinito, ovviamente shiftando la retta rimane la retta, poi viene f di y in dy. Ovviamente chi è y? Y meno t con 0 uguale t, quindi qua mi viene e alla meno 2 pi greco i s y per e alla 2 pi greco i s t con 0, e questo passa qui. Quindi il tutto viene e alla 2 pi greco i s t con 0 per f. Quindi se voi traslate
Ah, scusate, y è uguale, sì, quindi y uguale y meno t con 3. Meno, meno, fa più, sì, sì. Non, mi sembra che non ci sia errore di sì. Ok. Ok. Adesso cancello l'integrale e riscrivo questo qua. Ovviamente, se viceversa moltiplico, se faccio g di t uguale e alla 2 pi greco i no sì e alla 2 pi greco i t con 0 per f di t, ok? Adesso andiamo a fare g cappuccio di s, questo è uguale all'integrale tra meno infinito e più infinito e alla meno 2 pi greco i s t per e alla 2 pi greco i t con 0 per f di t in dt. Allora, scusate, 2 pi greco, qua ci mettiamo, chiamiamolo, sbagliato figlio, 2 pi greco i t, chiamiamolo alfa, alfa t. Quindi cosa viene? Qua posso scrivere meno e meno, meno 2 pi greco per meno alfa, quindi mi viene integrale tra meno infinito e più infinito di alla meno 2 pi greco i s meno alfa per t f di t in t. E questo altro non è che f cappuccio calcolata in s meno alfa. Cioè se io moltiplico, se qua faccio una traslazione, questo si moltiplica, chiamiamolo, se lo chiamate alfa, si moltiplica per e alla 2 pi greco i alfa s. Se qua moltiplico per e alla 2 pi greco i alfa t, qua ci sta una traslazione al contrario. Ok? Queste sono le, queste sono proprietà banali, queste valgono sempre. Che chiaramente andiamo a vedere l'ultima, e poi già che l'esercizio lo facciamo domani, altro esempio. Andiamo a vedere che cosa succede se vado a prendere g di t uguale f di t su a. F di t su a, attenzione, se questa è f di t, per esempio, diamo una cosa che fa così, ok, questa è f di t, per esempio f di t mezzi, chi è? O f, facciamo f di 2t, che è meno, f di 2t è così, cioè io sto, se a è maggiore di 1, sto schiacciando il grafico in questa direzione. L'area viene anche la metà, eh? Se ci devo mettere una costante a compensare, se no, se io schiaccio è chiaro che l'area diventa la metà. Pensate a una funzione tenda, no? Se io la schiaccio così, la base è più piccola, l'altezza è la stessa.
Allora, andiamo a vedere quanto fa la trasformata. In questo caso giga più di S fa l'integrata meno infinito e più infinito di a meno 2 più greco di S T per F di T su A dt uguale. Allora, T su A lo chiamo Y. Quindi qua mi viene l'integrale tra meno infinito e più infinito di f di y dy è uguale a dt su a, quindi dt è uguale ad a dy, però io dico che è uguale al valore assoluto di a dy. Perché? Perché se a è positivo, vabbè, è integrata da meno infinito e infinito. Se era negativo, qua ci metto la dy, qua viene integrata da più infinito e meno infinito. Per girarlo mi esce sempre, mi esce un altro meno e quindi viene qua su. E poi qua devo andare a scrivere cosa ci viene. Siccome t è uguale ad ay, qua viene meno 2 pi greco i s a y. Allora questa chi è? È uguale a valore assoluto di A per la trasformata calcolata in AS, e questa non è altro che la trasformata di F calcolata in AS. Se qua ci mettevo AT, allora qua veniva S su A e qua veniva 1 su valore assoluto, la stessa cosa. A per ricordarsi perché qua ci va il valore assoluto e perché va dove va, se lo devo mettere sopra il numeratore o il denominatore. Allora, diciamo, nella variabile qua non ci si può sbagliare, perché se qua è t su a, qua è s, se là è a t, qua è s su a, questo non ci si può sbagliare. Però tenete conto che quando io riduco così, che succede all'integrale di f quadro qua? F quadro di t su a è uguale a f di t su a al quadrato. Cioè, o lo faccio prima la conversione, o lo faccio dopo aver fatto il quadrato qua. Quindi, per esempio, se io sto comprimendo di due volte l'integrale, la norma al quadrato si riduce di due volte. Qua invece la norma al quadrato si, diciamo, si collassa dall'altra parte, aumenta il valore. Quindi i due effetti non si compensano. Però allora ci metto una costante a compensare. Quant'è la costante? È la costante radice di A4. Perché radice di A4 è giusto quella, scusate, se A era maggiore di 0 qua, questa aumentava di 2 volte, quasi riduce, diciamo, se A era 2, quasi riduce di 2 volte, quindi qua in complessiva differenza di tutte e 4 volte, allora qua ci devo mettere 2. Perché 2? Perché quando arriva al quadrato, 2 al quadrato 4 compensa. Che se dovete ricordare il fatto che è un'isomatia su L2, poi dimostrerò. Chiaro? Quindi qua ci vuole il valore assoluto di A. Questo è importante, che sennò uno. Facile da sbagliare mettere A F di A S, non, se A è negativo non va bene. Ok? Pensatelo così. Pensate perché ci vuole il valore assoluto? Ecco, che qua diciamo A si debba mettere, allora qua si deve mettere diciamo, se la mette dal denominatore qua la mette dal numeratore, se la mette dal numeratore qua la mette dal denominatore. Perché deve andare? Poi in genere uno si ricorda che qua la deve mettere alla stessa, fuori la deve mettere alla stessa parte che dentro, cioè se qua sta il numeratore, qua sta il numeratore, se qua sta il denominatore, qua sta il denominatore. Quello che uno si può sbagliare, diciamo, spesso, almeno per l'esperienza che ho con gli studenti, è il fatto del valore assoluto. Pensate di metterci meno 1, no? Se ci metto meno 1, pensate a una funzione pari, la trasformata di f di meno t, f di meno t coincide con t,
ma la trasformata, se una funzione reale è pari, la trasformata è reale è pari, quindi anche qua c'è meno s, ma s non cambia niente, quindi qua non può essere meno, perché sennò la funzione da, per esempio, da positiva diventa mega negativa. Se la trasformata deve essere qua, qui. Quindi se ci metto meno 1, qua non può essere, quindi deve essere 1. Chiaro? Ok. Quindi queste sono una lista di proprietà di base. Ok? Vabbè, adesso abbiamo 6 minuti, faccio meglio un riepilogo. Allora, che abbiamo visto oggi? Fino a prima abbiamo fatto 3 trasformate. Noi abbiamo fatto 5. Però, perché non l'abbiamo fatta tante? Perché una volta che io ho queste proprietà, adesso, se voglio fare la trasformata in una carta, ecco, questo esercizio possiamo farlo. Facciamo la trasformata di, prendiamo f di t 1 su sigma radice di 2 pi greco e alla meno x meno mu e alla meno t meno mu quadro fratto 2 sigma quadro. Allora facciamo prima e alla meno t quadro fratto 2 sigma quadro, facciamo una cosa alla volta, quella di media 0. Ok. Chi è A? Prima noi abbiamo fatto e alla meno pi greco t quadro. Allora, normalmente sì, ho visto usare questa notazione. E alla meno pi greco t quadro. Cioè, la trasformata di questa è questa, l'antitrasformata di questa. Vabbè, in questo caso potevo fare pure al contrario perché l'avevo detto uguale. Allora, per fare, io devo avere meno pi greco t quadro uguale a meno t allora meno t fratto a al quadrato fratto 2 sigma quadro, voglio che sia pi greco t quadro. Ok? Quindi allora, meno e meno diventa più, quindi qua mi viene pi greco per 2 sigma quadro uguale per a quadro uguale 1. Quindi a uguale 1 su sigma radice di 2 pi greco. Ok? Allora, se io vado a fare f di t su a, chi viene 1 su sigma radice di 2 pi greco per e alla meno pi greco uguale. Quindi, questa la chiamo g di t. Chi è g cappuccio di t? G di s. Questa è e alla meno pi greco s quadro per 1 fratto sigma radice di 2 pi greco. Chi è f cappuccio di s? Ora però io so che qua mi viene, qua ci devo mettere as, quindi qua mi verrà e fatemi cancellare qua, qua mi verrà e alla meno, se ho fatto bene i conti, di greco a quadro s quadro, quindi s quadro su sigma quadro per 2 pi greco. E qua mi viene A, quindi viene 1 fratto sigma quadro per 2 pi greco. Quindi dovrebbe venire F cappuccio di S, se ho fatto bene i conti, 1 su
sigma quadro per 2 pi greco per e alla meno pi greco s quadro, no, pi greco si semplifica, s quadro su sigma quadro mezzo, su 2 sigma quadro. Non sono sicuro che sia corretto, controllare. Esercizio, controllare tutto. Un po' accelerato un po' per finire. Ho finito più subito. Sai?